spettacolo, ragazzi. Un amico qualche giorno fa mi ha portato alcune canne sue, vecchie, tutte con qualche problemino, piccoli problemi, cimini rotti. Oh. E dai che sei piccolotto. Non vuoi entrare nel guadino? Ok. Allora facciamo così, va? Ok. Vedi, o lo inviti o ce li metti dentro. Allora, ripeto, allora, qualche giorno fa un amico mi ha portato alcune sue canne, 5-6 canne, e mi ha chiesto cosa potevo recuperarci da quelle canne. Due sono diventate delle telegomming, erano canne da trota e le ho trasformate in telegomming. Una l'ho trasformata in una teletop e diciamo che lui era già soddisfatto così. Poi però, quando ho allungato questa, che era una vecchia bolognese super potente da 6 metri, ho detto: no, questa deve diventare una catgomming perché è spettacolare. E in effetti è spettacolare, 6 metri col vettino, guardate che bella sensibilità e che bella piega la canna. La canna tra l'altro è già potente di suo, allora qua c'è su un 32, ma sicuramente regge anche fili qualcosina in, anche qualcosina in più. Certo, non sarà adatta per siluri da 2 metri, ma per siluri silurotti, quelli che pesco io, anche superiori al metro, va non bene, benissimo, senza poi considerare che è perfetta per la pesca pesante a gomming, cioè se devo affrontare barbi o carpe di grosse dimensioni, questa canna qua è perfetta. Bella, bella, bella. Ciao, bello. Vai, torna a nuotare. Ah, adesso non fai fatica a uscire, eh? Ciao, ragazzo.